Ciao a tutti amici di Avore Magazine, quello che vi presentiamo oggi è l'USB Turbocharger 7000 della Proporta ed è un caricabatterie di emergenza con capacità energetica di 7000 mAh. Sulla custodia è riportato molto velocemente quello che è il dispositivo potente, ricaricabile e portatile. Vediamo all'interno della scatola che cosa è presente. Ecco, all'interno è presente naturalmente l'USB Turbocharger 7000 della Proporta e un sacchetto dove all'interno troveremo un manuale delle istruzioni dove ci verrà spiegato il funzionamento del turbocharger. Vediamo i connettori che avevamo visto prima sulla custodia, che in totale sono 6 differenti connettori per differenti dispositivi. I più comuni naturalmente il connettore per ricaricare i device, due micro USB, un connettore per Sony Ericsson e Samsung, e in tutto qui sono 6. In più abbiamo questa estensione USB che naturalmente vi farò vedere adesso a che cosa serve. Intanto parliamo del USB Turbocharger 7000 della Proporta. Sulla parte superiore è presente un tasto con 4 differenti LED blu. Una volta premuto il tasto vedremo il livello di ricarica. E in questo caso ho 2 LED accesi su 4, quindi ho il 50% di ricarica. In tal caso il produttore consiglia di utilizzare il turbocharger per ricaricare altri dispositivi quando la carica è al 50% o al 75%. Inferiore alla ricarica del 50% sicuramente non ricaricherà i dispositivi in maniera ottimale. Invece in questa parte frontale, dove è presente questa linguetta, sono presenti 3 differenti porte. La prima, la IN, è una mini USB per ricaricare il turbocharger. Invece sulle parti laterali troveremo 2 differenti porte USB con a fianco scritto nella parte sinistra low, nella parte destra height. La differenza tra queste due è che la low servirà per ricaricare gli device come iPhone, iPod o iPod Touch, oppure altri dispositivi come ad esempio, vedete qui, ci sono dei Nokia o un TomTom. Invece nella parte destra, dove c'è scritto height, viene utilizzata per ricaricare quei device come ad esempio iPad, iPad 2, new iPad, Galaxy Tab e gli altri vari tablet che necessitano di una carica, come dire, maggiore, di intensità maggiore rispetto a un dispositivo come un iPhone o un cellulare o un navigatore. Ma vediamo all'opera questo turbocharger. Ad esempio vogliamo utilizzarlo per ricaricare il nostro iPad. Ho inserito il connettore USB in dotazione e andrò a posizionare il connettore che abbiamo trovato nel sacchetto per iDevice all'interno di questo USB esteso e andrò a ricaricare il mio iPad. Per ricaricare naturalmente dovrò premere il pulsante che abbiamo descritto precedentemente, che è quello dell'accensione. Ecco, vedete, ho attaccato il mio iPad ed è adesso in ricarica. Ma se volessi inserire ad esempio un iPhone, sempre con lo stesso connettore, potrei farlo tranquillamente
sia sulla porta del light sia sulla porta del low. Cambiamo tipo di connettore, andiamo a inserire il micro USB per farvi l'esempio di ricarica di un Samsung. Quindi vedete che è molto, molto semplice e molto utili questi connettori insieme al turbo charger 7000. Oppure posso utilizzare una FireWire per ricaricare il mio GPS. Come vedete, non c'è nessun problema. Oppure, infine, vi faccio vedere l'ultimo connettore, che è quello per ricaricare anche un telefono, un cellulare di fascia medio-bassa. Quindi, questi connettori, io vi ho fatto vedere i dispositivi che ho a disposizione, ma ad esempio c'è anche questo connettore che vedete che è per Sony Ericsson. Comunque, tutti questi connettori naturalmente sono in dotazione al turbocharger insieme a questo cavo per l'estensione. Naturalmente possiamo fare anche l'esempio di caricare più dispositivi come precedentemente ho fatto per verificare lo stato di ricarica dei dispositivi. Potremmo attaccare un connettore per iPad. E attaccare nello stesso momento con il cavo naturalmente in dotazione Apple o un altro cavo o uno sdoppiatore, due differenti, in questo caso i device. Come vedete, la carica viene data a tutti e due i dispositivi, naturalmente con la differenza che naturalmente adesso i connettori sono inseriti correttamente, l'iPhone nella parte low e l'iPad 2 nella parte height. Il connettore l'abbiamo provato sinceramente con uno sdoppiatore di porte USB, quindi abbiamo attaccato più di qualche dispositivo, ne abbiamo attaccati 4 e con il 50% di energia è riuscito a caricare del 30% tutti questi dispositivi. Immaginiamoci cosa potrebbe fare questo splendido Turbo Charger 7000 dalla proporta con il 100% di ricarica. Quello che vi volevo dire in più è il suo peso è di 176 grammi, il suo costo è di 64,95 euro, compreso spese di spedizione, ai quali potete togliere un 10% di sconto a VR Magazine inserendo all'interno della voce coupon sconto all'interno del sito della proporta la scritta AVR10. Ragazzi, per oggi è tutto. Il prodotto è molto valido. A voi la discrezione di acquistarlo sullo store di proporta.it. A voi.